Eccolo qua, Morris Mazzone. Morris Mazzone, vieni, ormai sei entrato. Morris, vieni, ormai sei dentro studio. Vieni qua, ecco, vi presentiamo, vi presentiamo. Scusate, ragazzi, il Deus ex machina. Ma anche su Sky c'era il tipo che faceva le pulizie. Ciao, Morris. Dici. No, ve lo dico dall'altra parte. Ah, no, dicelo. Vi do dai. L'aggiornamento. Ok, che, grazie, Morris. Ci proviamo. Lui era Morris. Allora, ciao, prima Morris. Di tutto in regia ho bisogno di sentire anche la mia voce. In la regia ha bisogno di sentire la sua voce. Io ce l'ho con un ritorno strano. Anch'io e tutta una roba. Grazie, Morris. Che non si capisca. Urla regia. Va bene, benvenuti. Questa è Pancras in the House. Wow. Siamo sempre su Rocker TV. Come ogni lunedì ci vedete in diretta Facebook sulla pagina di Rocker TV, sì, sulla pagina di Pancras, sì, ma anche in diretta sul canale Twitch, e tutte le puntate poi vengono caricate sul canale YouTube di Rocker TV. Potete vedere anche quelle passate, quelle trascorse. Assolutamente sì, tra l'altro siamo reduci da una puntata del mercoledì sera, la puntata del mercoledì di Clubhouse con Vera Spadina, è stata fantastica. Bella, brava, abbiamo Vera. Ricevuto i saluti di personaggi famosissimi, da Sammy Lee De Rosa, da Dudu, dei che incontreremo fra poco. Oh, oggi, e soprattutto... oggi l'abbiamo fatta grossa. Dudu e il diavolo. Anche se il diavolo è andato a fare la visita a parenti, per cui... Il diavolo è andato a fare la visita a parenti, no, povero diavolo. Come no, si dice? Vediamo. Perché quando si dice povero diavolo? Povero diavolo. Ma poi vediamo. Diciamo che è in giro per i cieli d'Italia, è in fuga su un aereo. Quindi vi abbiamo un po' anticipato. Tra l'altro, cosa sta succedendo in questi giorni in Italia? Allora, interessante che io ogni tanto mi chiudo nel mio studiolo e mi perdo un po' le notizie più. Ho visto che c'è l'Eurovillage. L'Eurovillage. No, come si chiama quello lì? L'Eurovillage. Allora, Nunes è sul pezzo. Allora, c'è l'Eurovillage, quindi arrivano un sacco di cantanti. Ma c'è l'Eurovillage? Si chiama no, così? L'Eurovision. L'Eurovillage. No, perché vi faccio sapere. Ha comprato il carrello tenda, lui era tanto tempo, ha detto mi continua a dire Gabri compro la roulotte oppure vado in giro con la tenda, compro, gli faccio prendi il carrello tenda. Ma senti, l'Eurovision è quel posto, e sta andando l'Eurovillage, e dove si va a lavorare gratis, dove non l'Eurovision si qua sei già nella parte molto è quel posto lì sindacato dove, protestante dove, sì dove allora ti fanno vedere il tuo artista preferito da vicino, ma devi andare a lavorare gratis, non ti danno neanche l'acqua e il panino, però puoi vedere l'artista da vicino. Che fortuna, eh. Sì, sì, che poi non lo puoi vedere da vicino, soltanto noi ci vedete da vicino. No, però quagliando la cosa, l'Eurovision, non avete capito che stiamo parlando del festival musicale di tutti quelli che hanno vinto i loro festival casalinghi, tipo una coppa dei campioni dei cantanti, una coppa, cioè ogni come direbbe Mughini, una coppa del pezzo di merda. No, comunque no, quello che stavo dicendo, lui ne parla. Aspetta, fammi capire bene. Praticamente ogni nazione porta all'Eurovillage o Eurovision l'artista che ha vinto, diciamo, il Sanremo. Il Sanremo di ogni nazione. Il Sanremo è il campionato, il Sanremo, sì, che ha vinto la kermesse nazionale. Okay, come direbbe Mughini? La kermesse pezzo di merda. Come si chiama? Il Sanremo di Norvegia. Sono i Krost. E ci sono, no, tutti, ma come si chiama la manifestazione? Non è c'è Sanremo, in Norvegia cosa c'è? E il Cross Festival. Poi c'è l'IKEA Festival in Svezia. Ma se mi fai finire questa cosa qua, io sono un po' contrariato dalla cosa, perché i rappresentanti italiani, come sappiamo, sono Mahmood. L'altra volta ha detto Mahmood si chiama. Come direbbe Mahmood e se dici Blanco. Mahmood e Mamata, ti dice come Mughini. E pezzo di merda. Vabbè, allora Mahmood e Blanco per l'Italia, ma soprattutto perché ha vinto. Ma soprattutto ci sarà Achille Lauro, perché ha vinto il festival. Ma veramente lo sa? No. Ha vinto il Festival di San Marino. Ah, perché c'è il Festival di San Marino? C'era il Festival di San Marino. Ora. Ma vale.
Vale, è infatti, un trucco, no, 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 vale, però io non capisco una cosa. Perché cazzo non ci sono i Pancras? Tu ti ricordi quando abbiamo vinto il Festival di Città del Vaticano? Tutti gli anni noi siamo lì a Città. Con la canzone Porco Cane, non ti ricordi? Mamma mia, mi hai fatto Porco morire. Cane! Ah, sì. Ma c'era ancora Wojtyla, Porco Cane! No, la prossima canzone che faremo noi per andare all'Eurovision. Sì. Sì. Secondo me si intitolerà Pezzo di merda. Allora, vabbè, dai, a parte tutto quanto, io volevo dire che stasera abbiamo un ospite particolare, non particolare, un ospite particolare non suona bene, ascoltami un ospitone grossissimo. No, non è scritto, io infatti l'ho detto, è uno di famiglia, come quando ti chiama tuo fratello, che gli dici figa, mio fratello, che cazzo vuole? Però in questo caso l'abbiamo chiamato noi. E quindi lui avrà detto, cazzo, Pancras, che cosa vuoi? E starà pensando, io forse... Lo presentiamo. Presentiamolo. Lui è un grande della musica italiana. Lui è un grandissimo cantante. È un grandissimo cantante di uno dei gruppi più importanti. Aspetta, della che non storia. Mi ricordo come cazzo si chiama. Della storia della musica italiana. Un gruppo a cui noi vogliamo tanto tanto bene, che è sul palco, sulle scene. Da tanti anni, quasi come i nostri, forse di più, non lo so. No, cazzo, no, due anni in meno, dopo glielo chiediamo. Il gruppo si chiama Modena City Ramblers e noi abbiamo il piacere di avere qui a Pancras in the House, signore e signori, Dudu Morandi, cantante dei Modena City Ramblers. Dudu, ci sei? Dudu! Ecco qua, ma che bello! Ciao, no, ragazzi! No, non ci credo. Dudu, sembra un film. Non ti ho mai visto minchia, ma dove cazzo sei? Ma che cazzo volete? Di la verità, dove cazzo sei? Non ho mai visto un'immagine così meravigliosa. Ci sta facendo fare una figura di merda. Ma che bravo, c'è la telecamera che... A parte che, guardate, oggi ho aggiornato Skype e io non vi vedo, purtroppo. Vedo solo uno schermo dove c'è una A e una M in mezzo e non so cosa devo fare. Ma ti vediamo, però sono contento, ti vediamo che noi. Voi mi vediate. Sì, esatto. Ti vediamo noi e sei bellissimo. Ma pazzesco! Ah, no, ecco, dai, Dudu! Ma adesso dai. Sì. Che ma sarei vedo. Sul set di un film di Scamarcio, figa, è troppo bello. Ci stai facendo fare una figura della. Wow, sì. No. Fantastico. Dudu, innanzitutto, ciao e come stai? Ciao ragazzoni, sto bene soprattutto perché adesso si ricomincia a suonare sul serio e quindi sto bene. Sono abbiamo nuovo, ricominciato felice. Un po' tutti dai, da qualche giorno. Sì. Però tu sì, tra l'altro, sì. Noi, tu sei qua, ti abbiamo invitato, esatto. Perché siamo molto 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 curiosi, esatto. Di sapere qualcosa di questo tuo progetto solista e quindi volevamo capire un attimo di che cosa si tratta, se suonerà in giro per l'Italia, come funziona, un po' di cose. Partendo soprattutto dal titolo Vecchio come la luna, che tra l'altro sei più giovane di noi, che cazzo vuoi, Dudu? Scusa, vecchio ma, come... Lo so. Però allora, il titolo nasce tutto dal fatto che... un paio di anni fa, quando mi è cominciata a frullare per la testa questa malsana idea di fare un disco tutto per conto mio, ho visto un documentario che celebrava il cinquantennale dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Sì. No? 69. Giugno 69. Quando è nato fatto... il nostro Nuas? Quando è nato? Ma dai, che cazzo! Oh, ma, sai, no, ma sai che quando è sceso, lui ha detto è un passo importante per l'umanità e poi è nato Nuas. Così ha detto, poi dopo l'hanno cambiato. Sono nato anch'io nel 69. È un passo importante per l'umanità. Andiamo avanti. Che passi. Andiamo avanti. Louis Armstrong. E allora ho fatto semplicemente ho pensato a questa cosa. Se noi immaginiamo che la Luna è stata scoperta ed è nata, quindi quando l'uomo ci ha messo piede sopra, si parla della scoperta dell'America, no? Prima non sapevamo che c'era, anche se era già lì e tanti sapevano che c'erano, quelli che ci stavano lo sapevano bene. Allora, se facciamo la stessa cosa, pensiamo la stessa cosa per la Luna, sono vecchio come la Luna, perché la Luna è diventata reale, l'abbiamo toccata l'anno che sono nato io, pochi mesi. È diventata tangibile. Che mese sei nato? Io aprile. Ah, aprile, mesi. Sei molto più vecchio di me. Va bene. Che bastardo. Di 5-6 mesi buoni. Lo so. Va bene. Senti, io non ero ancora nato quando eravate nati. Per fare questa cosa qua ho visto che hai fatto un crowdfunding, giusto? Sì, detto bene, la parola giusta. Vero. Come mai hai scelto di fare un crowdfunding e com'è andata, come ha funzionato? Dall'idea alla realizzazione. Allora, ho scelto di fare un crowdfunding perché ho fatto tutto da solo, non ho
vabbè, ovviamente non case discografiche, viene da sorridere solo a pensarci, ma non ho nulla dietro, quindi ho fatto tutto quanto assolutamente in autonomia e ho scelto di fare un crowdfunding perché non avevo i soldi per farlo, quindi ho dovuto chiedere una mano. Ma come funziona? Io volevo capire come funziona, perché sai che anch'io ci sto pensando di fare delle cose lui fa crowdfunding, però e quindi volevo capire come funziona, si danno dei premi, come ha funzionato, la gente ti ha accolto bene la cosa, come ma andata? sì, intanto la gente mi ha accolto in maniera meravigliosa, un abbraccio veramente caloroso e permettetemi quindi di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che quindi mi hanno dato la possibilità di realizzare questo sogno. Ci sono delle ricompense, noi abbiamo già fatto qui in Modena un crowdfunding qualche anno fa, quindi ero già ad uso a questa pratica. Quindi si fai la tua bella paginetta, io l'ho fatto su produzionedalbasso.com, dove metti in premio, anche se non è un premio perché la gente fondamentalmente paga, anticipa i soldi e riceve in cambio alcune cose. È come se i produttori del disco, esatto, è proprio la gente che anticipa perché crede in te e crede nel tuo progetto. Bello. Assolutamente, funziona proprio così. I 260 passa che hanno creduto in me saranno i produttori del mio disco. Che bello. Saranno proprio loro. Io ho messo solite cose, quindi c'è il CD, la maglietta in edizione speciale, qualche video dedica, eccetera eccetera. Poi mi sono inventato queste aste settimanali dove ogni settimana su Facebook mettevo in palio un qualcosa che tiravo fuori dal cassetto, memorabilia mia personale, che tiravo fuori dal cassetto, hanno avuto successo, la gente è piaciuta questa cosa, quindi sono molto molto contento perché il risultato è stato molto 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 bello. Adesso arriva il difficile, perché bisogna terminare il prodotto, consegnare le stampe, il disco e spedirlo. Infatti io sono curiosissimo se avrà sonorità tipiche dei Modena City Rave, percorso delle strade nuove. No, ma tra l'altro, scusami, c'è una curiosità forte. Ma infatti mi scriveva Alberto della provincia di Ferrara, lui sapeva che i tuoi primi concerti del progetto dovevano partire qualche settimana fa, giusto? Sì, anche se in realtà ancora ho messo insieme questa banda, ho dovuto mettere insieme la banda, no? Una roba molto Blues Brothers, però dai, bravo, questa è la domanda dopo, perché dovrei sapere con chi suona. Sei in missione per conto del Lambrusco. Io sono in missione per conto di mio, non di Dio, ma di mio. Quindi ho messo insieme la banda e questi pezzi, così parliamo di entrambe le cose. Esatto. Questi pezzi sono nati tutti chitarra e voce, perché bene o male li ho scritti quasi tutti durante il periodo del lockdown, quando avevamo molto tempo a disposizione, quello sapete bene. Hai fatto legna e scritto pezzi. Bravo, avevo un'accetta, un'ascia e avevo una chitarra, quindi ho scritto i pezzi. L'idea di fare un disco per conto mio ce l'avevo già da un po', però ho detto insomma facciamola diventare realtà questa cosa. Mi sono messo a scrivere, ho scritto tante canzoni come non mi era mai capitato, alcune di queste sono diventate il disco che fra poco uscirà, perché alcune le abbiamo anche scartate, ma non si butta via, perché la musica è come il maiale, non si butta via niente. Qualcosa di buono si tira sempre. Lo sapevo che arrivavamo i ciccioli per la fine di questa. Esatto, okay. Vedi. Sono nati chitarra e voce, poi quando è stato il momento di registrarlo ho detto mi serve una mano, perché io da solo non sono in grado di registrare un disco, non ho lo studio in casa, non sono capace. Okay. E mi sono rivolto all'unica persona che a mio modo di vedere poteva darmi una mano, che è Luca Serio Bertolini, ex chitarrista dei Modena City Ramblers. Ciao Luca, grande Luca. Sì. Il grande Luca, con cui ho condiviso e condivido ancora tanta musica. Abbiamo passato insieme questi 2 anni, abbiamo cominciato a trovarci durante il lockdown. Vi lascio immaginare cosa succedeva quando ci accorgevamo che erano già le 11 di sera e alle 10 c'era il coprifuoco. Ho battuto sentieri che non sono neanche su Google Maps. Anche io ero stato scala di un tabaccaio in quel periodo. Ecco, vedi, fuggivo rincorso dalla legge. E abbiamo cominciato a registrarlo. La prima idea era quella di fare un disco chitarra e voce molto scarno, non so, il Johnny Cash dell'American Recordings, tanto per intenderci. Sì. Poi ci siamo guardati negli occhi, lui mi ha detto: Dudu, tu non sei Johnny Cash, io non sono Rick Rubin, quindi evitiamo, per favore, non abbiamo la statura artistica ancora per farlo. Sì.
E quindi siete andati a parlare. E quindi ci siamo messi, siccome lui c'ha questo studio, nella sua taverna ha lo studio, parte studio e parte ha fatto durante il lockdown praticamente una birreria, aveva due spine della birra eccetera, quindi è stato molto bello registrare lì, molto divertente, e ci siamo messi a giocare. E allora la risposta alla domanda che avete fatto prima è no, dei Modern Steel Embers non c'è praticamente nulla, non c'è quasi niente, è un album totalmente diverso dalla musica che solitamente faccio per i Modern Steel Embers, e sono molto contento di questo perché era quello che volevo. Ho pensato sin da subito che sarebbe stato stupido andare a fare un disco che suonava come i Modern Steel Embers. Sono d'accordo con te, sono completamente d'accordo con te. Il minimo senso, qualche canzone che ho scritto che magari poteva andare bene per i Modern Steel Embers c'è, la tengo lì e la farò con i Modern Steel Embers se avranno voglia di farla, ma non avrebbe senso fare un disco che, a nome Davide Dudu Morandi, che sembra un disco dei Modern Steel Embers, certo. Sarebbe stata una stupidata enorme. Quindi le canzoni sono molto prodotte, c'è del rock, c'è dell'elettronica, c'è un po' di tutto, solo che per portarle dal vivo la mia idea rimane quella di portarle in versione scarna, quindi di nuovo acustica. Adesso le dobbiamo di nuovo riportare laddove, all'origine, da come sono nate, esatto, all'origine. Per far questo ci vorrà un pochino di tempo, il disco deve ancora uscire fra l'altro, quindi ci vorrà un po' di tempo, però io ho pensato, intanto la banda la mettiamo insieme, così facciamo un po' di precampionato, cominciamo a giocare insieme, vediamo, creiamo l'amalgama, sì, fate un po' di amichevoli. Esatto, e l'idea è quella di cominciare a fare qualche amichevole. Abbiamo messo su uno spettacolo che racconta, facendo un ipotetico viaggio attraverso Irlanda, Stati Uniti, Australia, eccetera, un po' quelle che sono le canzoni, gli artisti di riferimento per me e anche per i Modern Steel Embers, di cui faccio parte ovviamente. Quindi facciamo un po' di queste canzoni, facciamo un po' di canzoni prese dal passato mie, facciamo qualche pezzo dell'album, siamo riusciti a arrangiarlo già e lo proponiamo. Avremmo dovuto cominciare a inizio aprile, poi però è arrivato. L'amico Covid ha spostato tutto, però abbiamo cominciato. Arriva sempre al posto giusto, ma tra l'altro tu continui a parlare di Modena City Ramblers, ma ormai si sa, quando uno fa il disco solista, ho visto che hai dovuto fare un post per specificare questa cosa. Ormai basta con Modena City Ramblers, ormai è Dudu per tutta la vita. No, ma Dudu, ma infatti, scusami, per collegarmi a questa cosa qua, ho visto che c'è stata una particolarità nel vostro percorso ultimamente. Ho visto che anche Leonardo Sgavetti sta andando in giro con suo fratello, sta portando in giro uno spettacolo. Io ho visto un paio di video, porca miseria, bisogna fargli aprire. Ma quindi però fagli rispondere, quindi ci saranno ancora i Modena City Ramblers. Ma chi è che diceva? Ho visto un post che ha fatto. Vai, dude. No, allora, intanto ha detto giusto Pale. Bene o male, tutti gli altri miei fratelli dei Modena City Ramblers hanno un loro sbocco personale. Tutte cose molto belle. Tutti quanti, eravamo rimasti soltanto io e Franco. Ancora in un angolino ad aspettare sempre soltanto di fare qualcosa per i Modena. Franco ha scritto un bellissimo libro e ha trovato quella strada per poter fare qualcosa di personale. A quel punto ero rimasto il figlio della schifosa, ho detto sono l'unico che no, non va bene, faccio qualcosa anch'io. E l'ho vabbè, fatto. Dai, rispondi alle domande di lui se vuole sapere che tutto ha fatto. Io questa non no, ho visto un post che ha dovuto specificare. Ho dovuto specificare perché qualcuno aveva cominciato a dire: ecco, quando uno fa il disco solista esce dal gruppo. Ma non è assolutamente vero. Però primo, perché anche tutti gli altri hanno fatto degli dischi solisti. Però il frontman, lo sapevo. Allora, il mio predecessore, grande Cisco Bellotti, prima di uscire è uscito dai Modena una decina d'anni dopo aver fatto il suo primo disco senza i Modena, quindi almeno altri 10 anni buoni datemi, poi ripartiamo col cavolo che mi tirate giù da quel palco. No, noi lo sapevamo benissimo, però era anche un modo per darti l'occasione per dirlo anche qua, per ribadire che il mio futuro è assolutamente legato a doppia mandata ai Modena City Ramblers, che hanno la priorità su tutto, con i quali spero di fare una marea di concerti quest'anno e di non fermarci più. Poi se ci sarà un momento di tranquillità, di pausa, dove i Modena decideranno di prendere fiato, allora ne approfitterò per continuare a suonare, per andare a presentare anche il mio disco, per poi riprendere, spero, con tanti dischi e tanti concerti che i Modena Steel Embers. Benissimo. Vi ho appena detto che ho scritto delle canzoni apposta per i Modena Steel Embers, bisogna che le registri qui i Modena Steel Embers. Certo. Vabbè, un po' di tranquillità è difficile in questo millennio che sembra veramente tormentarci da ogni parte, prima la pandemia, adesso la guerra alle porte dell'Europa, che chissà che
che fine farà, che evoluzione avrà questa guerra. Poi il nuovo disco si evolverà in un'altra piaga, perché le sto segnando un po' tutte. Direi che la prossima sono le cavallette, quindi adesso aspettiamoci. Tanto per stare in tema Blu Strada. Esatto, bravo. Esatto. Poi c'è Massimo Ranieri che cade dal palco, lo vuoi mettere? Una settimana prima che noi suoniamo a Padova, che l'ultima volta che sono caduto io dal palco sono andato in ospedale. Che collegamento incredibile. E perché perdere l'amore? No, Dudu, volevo chiederti una cosa. Ho visto che ultimamente, devo ammetterlo, sei molto polemico. Ha parlato. Allora, io e Dudu avevamo fatto una super battaglia nel periodo in cui c'erano gli scienziati che dicevano che i vaccini erano tutta una puttanata, così io e lui eravamo ormai diventati i baluardi, però ti ho visto molto polemico, quindi c'è rimasto questo alone di polemica che io scateno molto di più sul gruppo, mentre tu scateni molto più sui social. Ho visto che c'era anche un tuo post che riguardava lo sport: voi guardate le cose più belle, tutto quanto, che sono le cose di facciata, ma non vedete questo gol che ha fatto il portiere del Modena, giusto? Tu da buon portiere, giusto? Come si chiama il portiere del Modena? Ma sai che non lo so, perché non mi interesso del calcio minore. Quello che segnato del calcio minore. Quello che è segnato sul rinvio si chiama. Come si chiama? Non lo sai. Non lo so di cosa stai parlando. Ricordo. Si chiama Gagno. Tu non hai saputo. Il portiere Gagno, è vero. Ma scusa, è scritto Gagno. Te quel posto lì. Ma lui c'è. Sì, no, io ho scritto in generale. No, beh, è scritto senza sapere neanche che cazzo scrive. Ah, ok. Avevo percepito molta polemica tra i miei amici che tifano Reggiana e i miei amici che tifano Modena, che si erano scatenati accusandoci a vicenda, poi vi aiutano, vi hanno fatto vincere apposta, eccetera. E mi sono semplicemente permesso di dire che possono esserci tante situazioni strane nel mondo del calcio, ma sicuramente quel gol è stato un frutto di una botta di culo di tremenda da parte. Ma infatti, ma io non volevo parlare della polemica e tutto quanto, volevo che si ribadiva due, se tu devi vedere. Non so niente, allora il portiere del Modena a un certo punto, quasi alla fine della partita, ha fatto un rinvio della sua porta a tempo scaduto che gli ha tirato una lignata talmente forte, è presente quei rinvii che passano tutto il campo, rimbalzano davanti al portiere e segnano dal tripudio mondiale ripreso, cioè, da tutta Europa. E come si chiamava? Gagno. Guarda caso, vedi, quindi ci siamo. Caso avevo un nome noto. Senti, Dudu, voi avete già cominciato, scusa che non ho seguito, avete già ricominciato a suonare come Modena, avete fatto un po' di date? Sì, abbiamo fatto un paio di date il 24 e il 25 aprile al Cage a Livorno e a Rimini. Due concerti bellissimi, non chiuso, non aperto. Adesso suoniamo di nuovo venerdì prossimo a Prato. Prato tutta birra e senti come la vedi la gente, cioè che aria respiri, che sensazione hai ritrovato dopo questi 2 anni di pandemia? È tutto allora, come prima, vedi qualcosa di diverso? Guarda, l'idea che mi sono fatta è che c'è ancora un po' di gente sicuramente che ha ancora qualche timore, qualche remora nell'andarsi a mischiare di nuovo insieme a tante altre persone. Però quelli che invece questo timore, questa remora, sono riusciti a vincerla e non se ne preoccupano più, davanti al palco io li ho visti come un tempo, insomma. A Livorno pogavano come dei disgraziati, e a Rimini anche c'era tanta gente, tante famiglie, tanti bambini, tanti giovani. Quindi io credo che piano piano, da questo punto di vista, le cose torneranno sicuramente alla normalità, ma direi che... Io spero che voi non possiate che confermarmi questa cosa. No, io infatti te l'ho chiesto perché io ho notato questa cosa qua, che noto anch'io che c'è un po' di diffidenza ancora, un po' di timore da parte di alcuni, ma quelli che vengono hanno più cattiveria ed energia di prima. Cioè, bravo. Veramente abbiamo fatto un primo maggio a Rovereto, vero. Bellissimo. Classica situazione aperta un po' a tutti, per cui ci aspettavamo, diciamo, il classico concerto un po' più tranquillo, dove c'è, invece no, ci è andato dentro voglia, di grinta, di energia. C'è tanta voglia di tornare a fare le cose che si facevano fino a un paio di anni fa, e non parlo solo della musica, parlo di tutto quanto. I concerti sono delle cose, forse gli spettacoli, ecco, di massa sono delle cose che sono mancate di più, perché sono delle cose che sono state azzerate più di altre, e quindi c'è molta voglia.
per fortuna c'è molta voglia, e secondo me quest'estate torneremo a suonare tanto, a toglierci tante belle soddisfazioni. Quindi ne siamo usciti migliori da questa pandemia? No, siamo decisamente peggiori, ma in modo proprio deciso. Diciamo che si sono svelate tutte le cose peggiori che si potevano svelare. Tutto il peggio che c'era in noi. Beh, sì. Io ho proprio pensato, ho aspettato a entrare nel magico mondo di Facebook proprio quando è partita la pandemia. Ho fatto proprio la cosa più furba del mondo, perché sono arrivato proprio in un momento migliore, dove ti verrebbe voglia ogni giorno di dare fuoco a tutto. Effettivamente però forse quello è una delle cause, e io sono d'accordo con te che ne siamo usciti peggiori, perché il fatto di averci allontanato fisicamente come persone ha dato tanto spazio al virtuale, al social, e lì le cose hanno preso una piega veramente brutta, veramente sono andate a incancrenirsi le cose peggiori, si sono come avviluppate in un vortice che ci ha portato in una situazione veramente terribile. Adesso è difficile parlare di qualsiasi cosa senza che si scatena il meccanismo della tifoseria. Io lo dico sempre, la tifoseria funziona bene nello sport perché c'è una squadra che gioca contro un'altra squadra e l'obiettivo è identico e contemporaneamente contrario, cioè io vinco se tu perdi, tu perdi se io vinco, ma nella vita non funziona tutto così. No, non funziona così. Il problema è anche che ahimè se io perdo l'informazione, quella che dovrebbe essere buona, che dovrebbe essere al di fuori del meccanismo dei social, è andata dietro invece al meccanismo dei social. E ormai abbiamo un'informazione, insomma, non è più come una volta dove tu potevi tranquillamente dire vabbè, sono stato al bar, ho sentito una marea di puttanate, adesso guardo il telegiornale, compro un giornale di cui mi fido, leggo e capisco se erano puttanate o meno. Adesso sono le stesse puttanate, le leggi anche sui giornali o le senti al telegiornale, vedi in TV trasmissioni che sembrano appunto i bar di una volta, e viviamo in un'epoca dove lo scemo del villaggio è diventato re e c'è poco da fare. È incredibile, ma mi è piaciuta questa cosa. Cosa perché rappresenta bene la realtà. Il bar ce lo ritroviamo dove ce lo ritroviamo ovunque dove dovrebbe esserci anche informazione. Bravo, che hai detto così. Dudu, a proposito di bar che ce lo troviamo ovunque, tu non sai che cosa hai scatenato l'altra sera quando eravamo ospiti da Vera Spadini, dicendo che c'è un cazzo di codice per la cambusa. Io poi ho detto cos'è la cambusa, ma sai che la gente, allora Dudu, secondo me è il momento di arrivare e fare una trasmissione. Però adesso devi spiegarlo bene. Chi ci ascolta allora, adesso non scusa, lo capisce. No, ma ci ha visto. Oh, magari ci ha visto. Vabbè, magari c'è qualcuno che non ha visto. Abbiamo uno share del 7,8% con Vera Spadini. Oh, cazzo. Miseria. Sì, tutti l'hanno vista. L'ha vista anche Mughini. Sai cosa ha detto appena ha visto la puntata? Pezzo di merda. No, vabbè, allora spiego brevemente. I Modesty di Ramblers, quando vanno a fare i concerti, fanno dei concerti meravigliosi. Allora c'è un palco, ci sono i Modesty Ramblers che suonano, concerti della Madonna, il pubblico, minchia si esalta e tutto quanto. Finisce il concerto, i Modesty di Ramblers vanno in un camerino. Io, che sono comunque un amico, personaggio VIP, e mi danno il braccialetto, vado in camerino. E ho scoperto una volta, andando in camerino in un teatro meraviglioso, uno scrigno in fondo al camerino. Dentro dei tesori. Nuas era uno scrigno piratesco con dentro dei tesori. Allora, forse non Dudu, forse guardando Leo Sgavetti, gli ho detto: Leo, ma cos'è quella cosa lì? E come? È la nostra cambusa. E allora, la famosa cambusa dei lui allora Leo e Free mi hanno accompagnato, perché secondo me Dudu non mi avrebbe mai accompagnato. Hanno aperto questo scrigno e c'erano dei rum, dei whisky, poi io tutti sai, pregiati, ma io pregiatissimi, insomma. Quando chiudevano questo scrigno c'è un codice, è il classico lucchetto col codice, esatto, è il codice segretissimo. Pale e Anni che cerca di farsi dare la combinazione e ce la stava per dare, ha fatto finta di darcela durante il programma di Vera Spadini, Dudu, ma non ce l'ha data. No, però io abbiamo un programma avanzatissimo, Anonymous ha provato ad hackerare la nostra cambusa, ma non ce l'hanno fatta. Ma io penso ancora più avanti, dato che ormai siamo padroni dei social e soprattutto di trasmissioni così, dovremmo fare una caccia al tesoro.
Una caccia alla cambugia dei Modena. E certo, in Italia, senza spostarci, non una roba difficile, però che a noi ci permette di girare l'Italia facendoci vacanze, Dudu, pensa che meraviglia. E poi un format, e noi lo lanciamo, e lo lancia Sky, io lo lancio. Caccia alla cambusa, KKK. Tipo Pechino Express, quelle cose lì. Esatto, che noi ovviamente. Esatto, Cambusa Express lo chiamiamo. Cambusa Express. Mm-hmm. Senti, Dudu, prima di lasciarci in questa chiacchiera da bar che funziona tanto ai giorni d'oggi, dacci qualche data del tuo progetto solista, ma anche dei Modena City Ramblers. Cioè, un po' di tutto. Come funzionerà quando esce il tuo disco, le date. Ce l'hai un po' di cose da dirci? Allora, il disco speriamo adesso, questa settimana che viene, dovrei terminare le registrazioni. Mancano un paio di brani da finire, da cantare, perché il cantato è sempre l'ultima cosa. Terminato quello, va in mastering e dopo in stampa. Quindi noi contiamo il più velocemente possibile di cominciare a spedire i dischi a tutti coloro che hanno partecipato al crowdfunding. Ma dove si può trovare? Cioè, solo chi ha partecipato al crowdfunding, immagino che lo possano prendere anche chi non ha. Al momento ho promesso che per un pochino di tempo avrei lasciato che fossero solo loro a poterne godere, perché visto che mi hanno accordato questa enorme fiducia, è giusto che abbiano anche un qualcosa in più. Poi adesso ovviamente non ho assolutamente alcun tipo di distribuzione, quindi vedrò di trovare il modo di venderlo per conto mio online o ai concerti che andrò a fare in giro, come si faceva una volta, insomma, che è forse la cosa che funziona meglio e che ti dà maggiore soddisfazione, così vedi anche in faccia chi lo compra e decidi se venderglielo o no, perché magari scatta la polemica su questo quell'argomento mentre lo stiamo contrattando e decidi di non venderlo. No, sto scherzando ovviamente. Col mio progetto, la Dudu Folk Experience, si troverà sulle bancarelle dei mercati di Forte dei Marmi? Può darsi che ce ne sia una versione con gli Strass appositamente creata per loro. Poi forse si troverà anche al banchetto dei Modena City Ramblers, insomma, certo. Perché i nostri progetti si trovano anche lì. Dudu Folk Experience, un po'. Dudu Folk Experience è il gruppo, che non è un gruppo, è un'idea di gruppo, è un po' come le Posse di una volta, perché è formato da me ovviamente, poi c'è, io sono Moca, che è un ragazzo qui della mia zona, bravissimo. Bravo. Cantautore che ha appena fatto uscire il suo disco solista, perché lui ha anche una band, di Moca Quartet, ma ha appena fatto un disco molto bello, che suona la chitarra e l'armonica, e poi c'è il maestro Alessandro Cosentino di Bologna, che suona il violino, la chitarra, eccetera. Quando il maestro Alessandro Cosentino non riesce perché ha davvero tanti impegni, c'è la maestra Silvia Cuoghi, che suona il flauto traverso, il tin whistle, e viene lei, quindi a seconda delle serate. Bello. Ci può essere qualcuno piuttosto che qualcun altro sul palco. Mi evoca qualcosa di Jimi Hendrix il nome, ricordo l'album Are You Experienced. Esatto. Ero indeciso fra Dudu Folk Explosion e Dudu Folk Experience. Ma devi tenere il microfono con la sinistra, devi essere mancino anche te. Devo anche suonare. Gira. Figura, che lasciamo perdere. E con loro sarò a suonare, per esempio, qui vicino a Scandiano, a Red Mosquito, la prossima settimana. Poi verremo anche dalle vostre parti, perché il 22 giugno siamo a Bergamo e il 23 a Cesano Materno. Cesano Materno. Ve li segno subito, che se riesco vengo a vederti volentieri. Anch'io che sono Cesano Materno, vi manderò un promemoria, perché se venite non ho la mia avrò forse una mia cambusa personale. La mini cambusa. Cesano Materno è zona di mobilieri, ti faccio fare uno scrigno nuovo per la cambusa. Il vecchio come la luna. Va bene, Dudu, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, sei sempre meraviglioso, è sempre un piacere parlare con te. Speriamo di vederci presto, così ci abbracciamo anche forte. Vecchio forte, come forte. La luna è il suo ultimo progetto, ricordatevi, Davide Dudu Morandi. Bella presentazione. Ragazzoni, spero di vedervi prestissimo anch'io. Anche dai, noi. Che dobbiamo fare qualche puntatina di Modena City Pancras o Pancras City Ramblers, come dir si voglia. Un giorno finalmente lo decideremo. Dai, vai. Ciao Dudu. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao.
Che bravo. Ebbene sì, ma perché così? Caspita, hanno un sacco di idee, è una figata. Io vi consiglio anche di vedere l'ultimo progetto di Leonardo Leo Sgavetti, che è comunque il fisarmonicista, tastierista di Modena City Ramblers, che è in giro con suo fratello e sta facendo uno spettacolo meraviglioso. Poi Francesco Fraimone, ti lo chiamo Fry perché FRY, per me si legge Fry, ma lui dice Free. Lui gira per lui il mondo. Lui suona ovunque, sempre in giro. Sì. Lui è la musica. Quello gli piace fare. Fry è la musica. È così che è una figata. Dai. Vabbè, comunque dicevamo prima che noi l'abbiamo fatta grossa. Cosa abbiamo combinato? Abbiamo oltre a Dudu un altro ospite. Un ospite dovremmo avere un ospite se super importante. Allora, l'abbiamo lanciato, comunque la gente sa di cosa stiamo parlando e c'è tantissima tutti gente, tutti che aspettano Chiappucci, che stanno aspettando Chiappucci, esatto. Diavolo, si aspetta una persona sul Blockhouse, oppure come si aspetta una persona sull'Alpe d'Huez, Cima Coppi, che sono lì sulla Cima Coppi, su quello che vuoi. Allora però aspetta che sento che io sto aspettando agitati, no. Innanzitutto purtroppo lui partiva da Napoli perché doveva andare a commentare appunto il giro che fra un po' ritornerà in Italia, e ha avuto un ritardo particolare in aeroporto e quindi non è ancora atterrato, però prima aspetta, che non era sicuro. Cosa mi fanno dei segni in regia, fanno un miracolo. Abbiamo un messaggio del diavolo. Ascoltiamo che capiamo cosa sta succedendo, perché diavolo, non abbiamo capito cosa stia succedendo. Veramente siamo in diretta, diavolo, non lo sappiamo neanche noi. Fammi guardare. Abbiamo un messaggio? Lo mandiamo? Lo sentiamo in diretta anche noi? Allora sentiamo. Amici di Pancras, sono qua che aspetto quello di mancarmi. Purtroppo oggi tutti i voli in ritardo sono, quindi non so se ce la farò. Come vedete là, Bergamo 17:20, quindi non riuscirò a arrivare, credo. Ma però vi aspetto per lunedì prossimo. Devo riprendere questa cosa forzata dalla mia non presenza. Ci penso tanto, eh. Sono qui, aspettando lì. Andiamo, aspetta, pare. Ecco. Siamo in silenzio, che lo sentiamo. Amici di Pancras, sono qua che aspetto quello di mancarmi. Purtroppo oggi tutti i voli in ritardo sono, quindi non so se ce la farò. Come vedete là, Bergamo 17:20, quindi non riuscirò a arrivare, credo. Ma però vi aspetto per lunedì prossimo. Devo riprendere questa cosa forzata dalla mia non presenza. Ci penso tanto, eh. Sono qui, aspettando lì. E non ce l'abbiamo. Grazie Claudio, che bel messaggio, porca miseria. Cioè, si è scusato, era veramente costernato. Allora, praticamente non ha perso l'aereo era in ritardo, quindi abbiamo l'appuntamento per fare la puntata. Ci ha provato fino all'ultimo secondo. Purtroppo non è stato presente oggi, ma ci ha lasciato questa bella promessa. Bellissimo. Che lunedì prossimo avremo il diavolo Cappucci, è sicuro? È sicuro, chiedo alla regia. Io voglio un gruppone. Diciamo che in questo caso è rimasto un po' staccato ed è finito nel gruppetto, nella rete. Ho detto anche rete. No, vabbè, comunque è bello anche sentire che gli è dispiaciuto molto. Devo dirti la verità, quello che mi piaceva, che ultimamente ci sono sempre più sportivi, ma non illustri di più, perché comunque Claudio Cappucci, ricordatevi, non ha mai vinto il tour perché li ha persi sempre nella fatidica cronometro finale, che è un po' una mezza farsa. Pesa un po' tanto. Esatto. Lui dava 3 minuti a tutti quanti in salita, poi la cronometro finale è stato così, comunque è stato vincitore. Ma c'è stata quell'anno che lui praticamente era un outsider, non era ancora conosciuto, ha partecipato a questa fuga che hanno lasciato andare. Sai quelle tappe dove lasciano andare le fughe? Quando lasciano andare. E sono arrivati con un bel po' di minuti di vantaggio, sì. Ma tanti, sì. È tipo 10 o 20 addirittura. Sì, sì, sì.
che di solito lasciano andare i corridori di secondo piano. Lui era giovane e non era così tanto di secondo piano. Per cui è rimasto maglia gialla, era il tour. Adesso maglia gialla era il tour, sì. No, sì. In quella occasione lì era il tour, mi sembra. Ora il Giro d'Italia. Vabbè, comunque è stato leader della corsa fino praticamente alla cronometro finale, dove purtroppo aveva mantenuto solo 3 secondi, se non sbaglio, su Greg LeMond. E su Greg LeMond, esatto. Che poi dopo nella cronometro poi è crollato. Lui era uno scalatore, per cui... Però quello che ci ricordiamo, soprattutto mi sarebbe piaciuto, e lo faremo settimana prossima, è il fatto che comunque noi, nel periodo in cui il diavolo ha iniziato ad andare, avevamo i nostri, era 89, quindi 18-19 anni, quando era l'apice, e lui era il portabandiera della carriera. Io ho comprato il giubbotto di jeans carriera, i pantaloni carriera, tutto era carriera. E pensavi di andare lui. Più forte in bicicletta. E pensavo di andare più forte invece in bicicletta. No, invece no. Senza fare una piega. Tra l'altro c'era mi il alzo sui pedali. Era Visentin era il capitano. Sì, bravo. Poi era il periodo. Poi che c'è c'era stato anche il coppino. Ma quante cose dobbiamo chiedergli a Claudio? Purtroppo è lì, è in mezzo agli aeroporti e non c'è. Va bene, quindi ci scusiamo per la mancanza di Claudio Cappiucci, che il diavolo l'avevamo annunciato, però avete sentito anche voi con le vostre orecchie una foratura, la miraglia, c'è stato un incidente, un ritardo con gli aerei, per cui l'avremo lunedì prossimo. Quindi noi praticamente quasi vi salutiamo, ma prima di salutare, già che ci siamo, approfittiamo e parliamo un po' di pancreas. Diamo qualche appuntamento. Pensavo che stavi già annunciando dove che suoniamo. Ci sarà il nipote del patron Torriani, ma poi quello ne parliamo dopo. Allora parliamo un po' di pancreas. Sabato suoneremo, sarà un concerto importantissimo. Sabato è un concerto che fa parte nel... Sono tutti importanti. Sì, ma quello di sabato... Ma il prossimo è sempre più importante. Qual è il gol più bello? Montella, il prossimo. Sempre, si dice sempre così. Ma sabato sogneremo al Pedro, a Padova. Il Pedro Padova è uno di quei posti in cui qualcuno ci lascia sempre qualcosa di sé. Io ci ho lasciato mezzo labbro perché... Esatto, infatti mi sono fatto male già questa settimana perché... Ah sì, lì è il famoso concerto dove lui si è buttato col basso sulla un po' troppo folla, lungo. Come faceva sono quando era giovane. Lungo. È andato lungo, infatti c'erano quelli delle prime file che hanno fatto ciao, l'ha visto passare. Mm. È rimbalzato su quelli dietro, ha fatto una capriola mortale e la paletta del basso ti ha aperto. Paletta contro paletta. Quindi sabato poi la settimana dopo saremo il venerdì a Bologna. La settimana dopo. Ma sei sicuro? Dopo, sì. Il 26. Dopo abbiamo due. Sì, esatto, a fine mese, l'ultimo weekend, esatto. Faremo Bologna, un festival pazzesco con il massimo del punk rock italiano, Shandon, De Rosa, Paolino, Paperino, Band, cazzo di Seritore, ma altri, Nicolò dei Bad Religion, Nicolò degli Offspring, Nicolò, Nicolò, però c'è scritto Nicolò dei Peter Punk, ex Peter Punk, Peter Punk ancora, non adesso lo so. Bad Religion, comunque un sacco di gente ci sarà. Sarà un festival incredibile a Bologna, non mi ricordo dove, zona Bologna. Voi lo sapete meglio lo sapete, di noi. Ma poi lo e poi suoneremo a Morvegno. In provincia di Sondrio, un posto meraviglioso. E poi sai che ho visto che c'è un'altra data, però non so se adesso o dopo. Dove? Zona Macerata, vabbè. Facciamo così. Facebook, Pancreas, pagina Pancreas. Non sapevo neanche stiamo improvvisando, ragazzi. Stiamo sì. Sì. E poi su Instagram, meglio Facebook. Esatto. O comunque anche il sito, pancreas.net, l'abbiamo rifatto, è nuovo, è bellissimo. Bellissimo. Andate sul sito, trovate tutto quanto tuttissimo. Lì. Anche il nostro merchandising, le magliette, vero. Gli ammenicoli vari, ammenicoli cazzicchia. Per quelli che vogliono rimanere veramente tecnici, ci siamo ancora su MySpace. Seguite MySpace, Pancreas, MySpace. No, ve lo dice sempre, regia, non c'è più MySpace. Ma figurati. Noi vi salutiamo qua. A questo punto vi ringraziamo. Scusami. Andiamo a fare l'aperitivo. Purtroppo mi è arrivato un messaggio. Mi è arrivato un messaggio dal nostro uomo nei boschi. Lui abbiamo il contributo di Gagno. Sì, ma lui ha preparato tutto un simposio sulle erbe officinali. Purtroppo oggi è stato
oberato dal lavoro, si dice? È stato oberato dal lavoro, però ha voluto mandare un messaggio di saluto, perché non si può passare una settimana senza il saluto del gagno. Una puntata un po' baracca, quindi un ospite saltato. Un po' baracca, un ospite gagno fa la roba oberata. Esatto, però una puntata un po' patacca. Una patacca. Una puntata patacca. E potevi fare delle imitazioni per sopperire alla... No, perché voi dovete sapere che quando stiamo suonando live, mm-hmm, e magari c'è un problema che è inatteso, mm-hmm, la chitarra non va, allora dico sempre: Pale, fai una delle tue imitazioni. E lui ne fa. Oggi però cosa facevo? C'era la Ferrari. Vabbè, ma ho capito, ma oggi c'era Chiappucci, cosa devo fare? Il CT della nazionale, Cassani. Allora, secondo me la rete, devo spiegare. No, vabbè, non potevo far così, no? Oppure che cazzo facevo? Adriano De Zanchi, che lo conosce. Petacchi Pattuello. No, panizza. La cosa bella che fai è quando andiamo in furgone e fai l'intervento di quello della moto fuori dal finestrino. No, però devi mettere fuori la testa dal finestrino. Attenzione, siamo davanti a questo supermercato, stop! Vabbè, comunque, tutte cose che facciamo di solito. Cose che facciamo. Noi vi salutiamo prima di continuare a oberarvi le orecchie di minchiate facciamo vedere il gagno oberato dal lavoro che vi manda il messaggio di saluto per tutta la settimana. Ci vediamo lunedì prossimo con tutti gli ospiti sempre che qua su Rocker TV, canale Facebook, pagina Pancras, pagina Rocker TV, poi su Twitch TV e su YouTube e tutte YouTube le repliche sabato. Camera centrale. Ciao. Dammi la 2, dammi la 3. Dammi la 4, dammi la 5. Dammi la 6. Gagarozzi. Dammi la 7. Dammi la 9. Dammi la 10. Gagarozzi. Ciao a tutti. Ciao. No, non c'è. Buonasera, ciao a tutte e a tutti e bentornati a questa rubrica con il vostro Gagno, che questa sera non ci sarà perché è reduce da una potatura importante e le forze sono mancate e soprattutto il tempo è mancato per fare la rubrica. Prometto di tornare con la rubrica la prossima settimana e darvi un sacco di croccanti informazioni nuove. Ciao ragazzi, una buona serata e godetevi questa Pancras in the House.